Pronto? Michele? Qui, Vale? Devi correre subito qua, ti aspetto fuori la pizzeria, c'è una cosa importante. Sì, sì, arrivo subito. Qui, Vale? Ma cosa è successo? Perché mi hai chiamato? Michele, devi venire a vedere una cosa. Chi sta verso capo? Vieni a vedere cosa sta preparando. Mo, a già fare Enrico che sta combinando. Ecco qua! Ma Enrico, ma che stai combinando? Stai facendo la pastiera? La pastiera? E che faccio pasticceri? Sto facendo la pizzira, una pizza a forma di pastiera. Gli ingredienti? Eccoli qua! Ricotta da gerola, burrata pugliese, salame napoletano, la provola da gerola e un pizzico di pepe. Iniziamo dalla ricotta, mettiamola all'interno del nostro recipiente. All'interno della ricotta una bella burratina pugliese, perché adesso andiamo a fare una bella cremina. Enrico, che stai combinando? Quindi stai facendo un mappasone? Un mappasone? Ma quale mappasone? Ma lo faccio a recreare! E adesso trinciamo un po' di salame, che è già tagliato a pezzetti, ma io lo vado ancora a sminzare ancora di più, E adesso andiamo alla stesura, pochi passaggi, impasto come sempre bello idratato, 70-72% di idratazione, quindi si allarga veramente in niente. Eccola qua, vedete? E ora andiamo al condimento. Allora iniziamo la crema di ricotta che abbiamo preparato, è alla base della nostra pizza, quindi la stendiamo per bene fino a poco prima del cornicione. Ma mi raccomando, non guacchiate tutte cose, non uscite dal cornicione, se no dopo non leghiamo più le striscioline che vanno sopra. Adesso il salame che ho trinciato, eccolo qua, ci metto la provola, ci metto un pizzico di pepe, eccolo qua ancora, e poi un filo d'olio. Henry, ma mo si strisce, che la fa? Fai un vigile? Voglio. E mo cominciamo a fare la nostra pizzira. E allora iniziamo in diagonale, ma raccomando, uno, e due, e tre, e quattro, e poi ancora, ritorniamo, andato, e ritorno, uno, e due, e tre, e quattro, pure di qua, e lo cai, guarda, guarda come prende forma. Adesso andiamo a legare bene i bordi ai nostri fili di pasta, altrimenti si scollano quando poi la andiamo a mettere in forno, e poi siamo pronti per infornare. Tagliamo la parte eccedente, eccola qua, in questo modo, tagliando anche un leggero, anche un qualche millimetro di cornicione, ecco qua. E mo che stai facendo? E mo voglio, come dico io, hoppla, in forno, la tagliamo e la inforniamo. Vieni, guarda qua, guarda, guarda. Poi no, mamma mia, che fanno che tengo. Henry, ma sta pizza è pronta o no? Ehi, Michele, non mi richia. Cottura lenta, docile e mai aggressivo, non pochi pazienza. Siamo pronti, quindi la pizza è pronta e va sfornata. Oppla! Bello, vai, che fanno, guarda qua, guarda. Ah, siamo pronti? Ma guarda pronti, certo che tu hai sempre preso. Oh, è un attimo, mamma fu tocco finale, guarda qua, guarda. Basilico e parmigiano reggiano. E mo che hai fatto? Fammi capire. Nella pastiera ci sa chi ci mette il cedro, i canditi, e noi ci mettiamo il formaggio aromatizzato al basilico. Mamma mia. E adesso per completare ancora un filo d'olio. Guagliù, guardate quanto è bello, guardate che spettacolo, semplice ed efficace, replicate ma non imitate, perché pure la pizzina sa da sapere fa. Una pace.